Zeman, contento per i tre punti o arrabbiato per i primi 15 minuti del secondo tempo? Oh, io sono contento in generale, ripeto, la squadra ha dimostrato che ha voglia di giocare, ci ha provato, qualche volta è riuscito e qualche volta no, ma fa parte del calcio. Ma perché quei primi minuti del secondo tempo? Non lo so, non me lo spiego, ma poi 15 minuti... Gli avversari devono fare qualche cosa, come si sapeva che è una squadra fisica, abbiamo subito tanto fisicamente, però sulle giocate non credo, a parte un'occasione penso che non hanno fatto altro. Le posso fare un complimento perché non era immaginabile dare dopo 2 o 3 settimane già fiducia a Brando Moruzzi, lo ha fatto levando un Milani che aveva iniziato benissimo, l'ha premiata al 45esimo. Ha fatto un bel gol, lui se lo sogna dall'inizio del campionato, no? Non ci è riuscito finora, ha già fatto una bella cosa. La partita, forse gli attaccanti non hanno reso come dovevano questa sera, intendo i tre schierati all'inizio. Vabbè, anche oggi hanno sbagliato qualche cosa facile davanti alla porta, però hanno lavorato. Sicuramente Cupone ha lavorato, ha corso tanto, lo stesso Merola ha corso più del solito, poi magari non ci sono riuscite giocate che solitamente ci vengono. Faccio due domande e poi una da studio. La prima, 4 partite giocate, il Pescara aveva 10 punti, ora è arrivata la quinta, è arrivata il quinto risultato utile, 4 vittorie e 1 pareggio. Se lo aspettava Zeman questo inizio? Non me lo aspettavo, pensavo che avevamo più problemi perché di nuovo la squadra è rifatta quasi tutta da capo e sono giovani, non hanno esperienza di questo campionato. Ma sono contento che hanno tanta voglia di fare, e quella è la cosa più importante. Questa è la mia ultima, lei aveva detto in conferenza, Tomassini e Vergani hanno le stesse possibilità di entrare a partita in corso, Tomassini è più avanti rispetto a Vergani nelle gerarchie oggi? Io penso di sì, da quello che si vede, anche se Vergani sta molto meglio rispetto all'inizio e si impegna, io penso che giovedì sarà l'ora sua. Perfetto, una domanda da studio che giro io a Zeman. Di Fabio Ferraresi. No, io al mister volevo chiedere quanto sarà comunque complicato sostituire un giocatore che per noi secondo me è fondamentale come Tugnov. Chiede Fabio Ferraresi quanto sarà difficile ora con gli impegni delle nazionali sostituire un giocatore fondamentale come Tugnov. Ma per me sono tutti fondamentali, è vero che ha fatto un gran gol, è vero che anche il secondo tempo ha mollato un po' fisicamente, però è un giocatore vero, se no non giocava nella nazionale qualificazione per l'Europa.